aveva odiato Stalin per tutte le paure che gli aveva fatto passare. Nel 1955 Giovanni Gronchi era succeduto a Luigi Einaudi come presidente della Repubblica e il 9 ottobre 1958 si era spento dopo quell'ultima battaglia per il vescovo di Prato di cui abbiamo già parlato, Papa Pacelli. Dal conclave uscì il nome di Angelo Roncalli, patriarca di Venezia, Giovanni XXIII. Chi era Gronchi, lei lo conosceva, che opinione ne aveva? Era E come un mai? uomo molto abile, brillante parlatore, molto abile anche negli affari, era molto più libertino di Sforza, quindi la Democrazia Cristiana Era cambiata. era cambiata evidentemente, e Gronchi fu eletto per una faida interna della Democrazia Cristiana, perché Fanfani voleva Merzagora. Allora, per fare dispetto a Fanfani, invece gli buttarono fra i piedi Gronchi, il quale seppe benissimo tessere la sua trama fra sinistra, destra, eccetera, e far diventare gronchiani anche quelli degli altri partiti, dicendosi E quindi agli uni uomo di destra e agli altri uomo di sinistra, facendo insomma il gioco personale di Gronchi, con cui entrò in Quirinale il vero grande corruttore della vita politica italiana. Questo è Gronchi. Gronchi. Così comincia, Così comincia. cioè dopo l'onestissimo E Einaudi. dopo l'onestissimo Einaudi viene Gronchi, che è Gronchi, l'indulgenza plenaria verso tutte le deviazioni e i deviazionisti d'Italia. E sempre per parlare di successori, perché poi li ritroveremo negli anni a venire, anche il Papa Pio XII muore, scompare, gli succede Papa Roncalli, Giovanni XXIII, Papa del Concilio. Ecco, fu un costruttore o un distruttore nella storia della Chiesa? Anche il Papa Roncalli lei lo ha L'ho conosciuto? conosciuto abbastanza bene. Posso dire questo: non fu certamente il distruttore della Chiesa, fu il distruttore della costruzione, dell'architettura autoritaria della curia che gli aveva impresso Papa Pacelli. Papa Pacelli aveva parlato in nome e agito sempre in nome di una Chiesa che dai tempi della Controriforma non era più esistita, era la Chiesa che era armata di indice e di scomunica, armi che non facevano più paura a nessuno. Era una Chiesa a forma La di chiesa piramidi, dell'Inquisizione, è quasi la chiesa la dell'Inquisizione. Chiesa dell'Inquisizione. Era la Chiesa dell'Inquisizione. E Papa Roncalli capì benissimo che questa non poteva essere la Chiesa nuova. E quindi certamente fu il distruttore della struttura curiale della Chiesa e l'iniziatore del nuovo corso della Chiesa, quello che Wojtyla sta portando alla perfezione. L'era non più autoritaria, ma missionaria Missionaria. della Chiesa. Alle 3:52 Pio XII concludeva il suo viaggio terreno. Il cardinale Tisserand benediceva il pontefice spentosi dopo lunga agonia. Il pontificato di Pio XII, salito al soglio di Pietro il 1 marzo 1939, comprende il quinquennio bellico e buona parte degli anni 50. In mezzo alle terribili vicende del secondo conflitto mondiale, l'attività pastorale della Chiesa si realizzò soprattutto nell'opera di soccorso, di assistenza e protezione, secondo equilibri che hanno suscitato non poche controversie in sede di giudizio storico.
In questo secondo dopoguerra, le indicazioni per la costruzione di una società futura ispirata ai valori del cristianesimo, elaborate da Pio XII nel corso del conflitto, hanno trovato espressione in Italia nell'incontro-scontro suscitato dalla formazione del Partito Unico dei Cattolici, la Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi. Il tendenziale laicismo del leader trentino si scontrò infatti con l'integralismo proprio della visione di Papa Pacelli, secondo il quale la Chiesa estendeva la sua tutela sulla società civile e sulla politica, e si trattava di una Chiesa lontana e sospettosa delle problematiche legate alla modernizzazione che si andava affermando in quegli anni in Italia. Al di là degli sfarzi vaticani, la scelta di Giovanni XXIII costituì una rottura con il recente passato, che lo stesso Papa Roncalli manifestò fin dai contenuti dell'omelia della sua incoronazione, nella quale si definì anzitutto pastore di anime, invece che vicario di Cristo in terra, come amava invece chiamarsi Pio XII, e sfociò di lì a qualche tempo nelle innovazioni portate avanti nel Concilio Vaticano II, a dispetto delle resistenze esercitate in primo luogo dalla stessa Curia Romana. Onnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super nos, et maniat semper. Quella metà degli anni 50 non ha in generale una buona stampa, è ricordata come una fase di torpore del paese che in realtà torpido non era per niente. Furono gli anni in cui nacque Gladio, anche quella organizzazione, sapete, segreta, non illegale ma segreta, che era formata nel caso di un attacco dall'est contro l'Italia, e in quegli anni nacque la televisione italiana, che subito si affermò come fenomeno di straordinaria importanza attraverso una trasmissione che divenne importantissima, che divenne popolarissima, che era L'ascia o raddoppia. Trasmissione che ebbe a protagonista un ragazzo italo-americano dal nome di Mike Bongiorno. Thank you.